Ciao a tutti! In questo video realizzerò un album usando la rilegatura australiana ma con alcune variazioni. Parto da un cartoncino di 70x8 cm e lo divido in 18 parti, di cui 16 saranno di 4 cm e le due restanti, e cioè la prima e l'ultima, di 3 cm. Ripasso le linee di piega. E le piego a fisarmonica. Con le misure che vi ho dato, la fisarmonica potrà contenere 8 copie di fogli. Se non si ha un cartoncino lungo 70 cm, si possono incollare due o più cartoncini tra di loro in questo modo. Prendo ora un foglio di 40x20 cm e lo piego a metà. Traccio una linea di 8 cm e la incido con il bisturi, restando di qualche millimetro più abbondante. Ottengo così una fessura in cui far passare la fisarmonica di prima. Proseguo allo stesso modo anche per gli altri. Incollo in questo modo sia l'inizio che la fine della fisarmonica. Nella rilegatura australiana, solitamente, per fare in modo che i fogli non scappino, si inserisce un cartoncino in questa maniera. Ed è qui che ho deciso di apportare alcune modifiche. In alcuni casi, incollerò la rilegatura semplicemente a uno dei due fogli. In altri, aggiungerò un foglio al centro e la incollerò lì. Per la copertina utilizzo dei cartoncini da 20,5x20,5 cm e li rivesto. Dopo aver assemblato l'album ho riscontrato alcuni problemi. La prima e l'ultima pagina non si aprivano bene e rischiavano di strapparsi in questi punti. Per rinforzarli, ho deciso di incollare la prima pagina sulla copertina, tagliandola un po' più piccola, ed incollarci poi sopra un altro foglio. Alcune pagine invece girandole scattavano. Qui semplicemente ho rifilato un po' i fogli in questo modo. Vi faccio vedere molto velocemente come ho impostato le pagine dell'album. Ho creato dei file digitali che ho poi stampato ed incollato. In copertina ho fatto un orsetto in cartoncino e gomma Eva e il nome con la resina. La prima pagina è dedicata alla prima foto e ad alcune informazioni della bimba. Ho realizzato una busta per contenere le ecografie e una pagina dedicata alla mamma con il pancione. Troviamo poi le pagine dedicate a mamma e papà con lo spazio per i primi pensieri. Ho lasciato una pagina alle impronte di mano e piede. Dopodiché troviamo le misure dei primi 12 mesi. Più avanti ci sono le pagine dedicate a nonni, zii e cugini. Seguono le prime foto assieme e alcune pagine per i primi momenti speciali. Questa è la parte che preferisco, in cui c'è una foto al mese per il primo anno di vita. Mi piace il fatto che i primi e gli ultimi mesi siano vicini e diano modo di notare i cambiamenti. Troviamo poi ancora un altro gruppo di pagine per i momenti speciali. E per finire ci sono una serie di pagine vuote. Grazie per aver guardato questo video. Ciao ciao!